Trapani, in provincia, boom di truffe agli anziani. I carabinieri intensificano i controlli. Bustonaci, finanzieri accertano una bancarotta fra dolenti e indagate, tre persone. Marsala verso la conclusione, il processo Hermes 3, il PM chiede 76 anni di carcere in totale per i sei imputati. Trapani, ennesimo blitz antidroga della squadra mobile nel quartiere San Giuliano. Panzera proclamato oggi il neo confermato sindaco Quinci, intanto si registrano le prime scossette politiche. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Truffe, danni di anziani nel Trapanese. I carabinieri di Trapani hanno arrestato due persone. I particolari nel servizio. Truffe e danni di anziani nel Trapanese. I carabinieri hanno arrestato due persone. Le truffe venivano ad opera di sedicenti carabinieri e avvocati. In un primo momento le vittime venivano contattate sulla propria utenza fissa da un finto carabiniere che le informava di un sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto un proprio familiare. Poi c'era la richiesta di denaro, oggetti di valore da consegnare ad un falso avvocato che si presentava fisicamente poco dopo al domicilio della vittima al fine di risolvere la controversia. In alcuni episodi, a fronte dell'indisponibilità delle somme di denaro, veniva chiesto il bancomat. Gli arrestati sono due pregiudicati, un 42enne e un 20enne. I due sono accusati di una truffa ai danni di un 80enne e una tentata truffa ai danni di un 85enne. Dall'ottantenne due finti carabinieri e avvocato si sono fatti consegnare prima 1.470 euro e successivamente altri 7.500 euro. I due pregiudicati sono stati fermati poco dopo da una pattuglia della compagnia Carabinieri di Trapani. A seguito di una perquisizione personale e veicolare sono stati trovati i soldi consegnati dalla vittima e oltre 50 gioielli nascosti nel bagagliaio dell'auto. Due uomini sono ritenuti anche gli autori di un'analoga truffa perpetrata ad Alcamo ai danni di un'89enne, dalla quale si sono fatti consegnare oggetti in oro per un valore di 15.000 euro, oggetti che sono stati restituiti alla proprietaria. I due arrestati sono stati accompagnati presso il carcere trapanese. E questa mattina una conferenza stampa si è tenuta al Comando Provinciale dei Carabinieri. Sentiamo. Nell'ultimo periodo in provincia di Trapani si è assistito ad un incremento del fenomeno delle truffe ai danni di anziani o più in genere delle persone vulnerabili. La modalità che viene adottata è quella di una telefonata all'abitazione della vittima, normalmente persone molto anziane, oltre 80 anni, prospettando un sinistro stradale, un incidente occorso a un proprio congiunto, il figlio, il nipote. Ovviamente questa notizia ingenera preoccupazione da parte della vittima ed è seguita dalla richiesta di consegnare del denaro, finanche dei gioielli, a un sedicente avvocato che poi si presenta fisicamente nei pressi dell'abitazione. Come arma dei carabinieri sul territorio stiamo facendo tantissimi incontri con le persone anziane, con le persone vulnerabili all'interno delle parrocchie, dei centri di aggregazione, dei circoli ricreativi. Perché è importante rendersi conto di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa, a una truffa, e chiamarci. Il messaggio importante è rendetevi conto che è una truffa e chiamate il 112 affinché noi possiamo efficacemente intervenire. Infatti, non a caso, grazie a questa serie di incontri che stiamo facendo, abbiamo potuto ricevere l'informazione di un tentativo di truffa a Trapani. E siamo intervenuti arrestando due soggetti che si erano appena poco prima resi responsabili di una truffa ai danni di una persona anziana che gli aveva consegnato con questo, diciamo, con questo meccanismo circa 10.000 euro. Intervistato il tenente colonnello Dario Vigliotta, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Trapani. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, un sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Trapani tra le persone indagate. Sentiamo.
I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, su disposizione della Procura trapanese, hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di Cussonacci operante nel settore della lavorazione del marmo. Tre persone sono indagate a vario titolo per bancarotta fraudolente e autoriciclaggio. La misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani scaturisce dalle attività di polizia giudiziaria eseguite dalle Fiamme Gialle su delega della Procura nei confronti di una società a responsabilità limitata fallita nel 2022. Il sequestro riguarda le quote e il compendio aziendale. Gli indagati avrebbero distratto beni di proprietà della fallita azienda a favore di una nuova società con la compagine societaria e governance nonché sedi legali e operative coincidenti con quella portata al fallimento. Con questo schema è stato accumulato un passivo fallimentare quantificato in 1.250.000 euro. Considerato che i beni distratti dal patrimonio della società fallita sono stati reimmessi nel circuito economico, gli indagati sono accusati anche di autoriciclaggio, il cui provento è stato quantificato in oltre 1,5 milioni di euro. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Nonostante il mare agitato, nel canale di Sicilia si sono verificati due sbarchi di migranti. Ieri sera un barchino di 8 metri con a bordo 34 siriani ed egiziani è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. I carabinieri della tenenza isolana di Lampedusa hanno bloccato a Calapisana 4 migranti arrivati direttamente sulla terraferma con un natante di 7 metri. Una carretta che è stata posta sotto sequestro. I due gruppetti sono stati portati allo spot dell'isola che nel frattempo era stato completamente svuotato e dove adesso ci sono 38 persone. La polizia di Trapani ha arrestato uno spacciatore in servizio. Ennesimo blitz antidroga della polizia di Trapani nel quartiere San Giuliano. Gli investigatori della squadra mobile trapanese hanno fatto irruzione all'interno di una casa di vita, luogo di spaccio. Si tratta di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Ciullo d'Alcamo. L'abitazione era protetta da grate di ferro alla porta d'ingresso e alle finestre da un sofisticato sistema di videosorveglianza esterna. Da giorni i poliziotti osservavano l'appartamento dove era stato notato uno strano via vai di giovani. Su disposizione della procura è stata eseguita una perquisizione con l'ausilio dei vigili del fuoco. L'intervento dei poliziotti ha permesso l'identificazione di un cliente del pusher, un ragazzo di 20 anni incensurato. Il giovane ha provato a disfarsi delle dosi di stupefacente gettandole nel water. I poliziotti però sono riusciti a recuperarne una parte, circa 7 grammi di crack. Oltre all'arrestato sono stati denunciati a piede libero i due proprietari dell'immobile, padre e figlio, con precedenti specifici. L'arrestato, dopo l'udienza di convalida, è stato sottoposto ai domiciliari. Proclamazione ufficiale per il rieletto sindaco di Mazara Salvatore Quinci, che al primo turno, lo ricordiamo, ha riportato 12.542 voti. Per il riconfermato sindaco prende via oggi il mandato 2024-2029 del Quinci bis. Con la proclamazione ufficiale inoltre decade la giunta nominata dal sindaco nel primo mandato amministrativo. La cerimonia di insediamento del primo cittadino mazarese si terrà lunedì alle 10 a Palazzo dei Carmelitani. Il sindaco si riserva in questi giorni di nominare la nuova giunta, di cui ha già annunciato in sede di presentazione della candidatura i primi 5 componenti che ne faranno parte: Torrente, Bilardello, Casale, Abbagnato e Rino Giacalone. E a proposito di elezioni a Mazara, si registrano le prime scossette politiche. Sentiamo.
In attesa che il confermato sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, presti giuramento per il suo secondo mandato amministrativo e che lo stesso proceda alla nomina della squadra assessoriale indicando gli ulteriori due componenti rispetto ai cinque già designati in campagna elettorale, si registra una piccola diatriba dialettica all'interno di Libertà, una delle cinque liste a sostegno della candidatura dell'uscente primo cittadino. Protagonisti da una parte Matteo Buonmarito, dall'altra Rino Giacalone, Leonora Rene e Giovanni Iacono. Il primo è il coordinatore locale di Sud Chiama Nord, partito guidato da Cateno De Luca, che ieri attraverso un post su Facebook nel ringraziare gli elettori per il risultato ottenuto dalla lista medesima ha evidenziato come il partito da lui rappresentato sarà presente nella nuova giunta Quinci con l'assessore Rino Giacalone in consiglio comunale con i neoeletti consiglieri Eleonora Rene e Giovanni Iacono. Peccato però che a stretto giro di post è arrivata la cosiddetta precisazione elegante ma significativa da parte dell'assessore designato dei due consiglieri eletti, tutti e tre componenti del movimento Diritto alla Città che ha trovato spazio nella lista Libertà. È utile precisare, si legge nel post social pubblicato poco dopo quello di Buonmarito, che gli iscriventi non hanno formalizzato adesione ad alcun partito politico né tantomeno risultano tesserati. Qualunque scelta politica che ci dovesse vedere coinvolti sarà preventivamente discussa e concordata con tutti i componenti del movimento. Nessun riferimento esplicito a quanto dichiarato da Buonmarito, ma per chi mastica giusto un po' di politica il significato è chiarissimo. Giacalone, Arena e Iacono non sono assolutamente espressione, almeno allo stato attuale, del partito Sud Chiama Nord, semmai eventualmente del movimento Diritto alla Città. Dunque il partito di Cateno De Luca non è attualmente rappresentato nella giunta in pectore, né tantomeno in consiglio comunale. Insomma, la bandierina piazzata da Buonmarito è stata subito rimossa dai tre interessati e se ciò avrà qualche tipo di ripercussione politica nelle scelte che il sindaco Quinci si appresta a fare per il completamento della giunta, lo si capirà a breve. Ed intanto sui social non mancano qualche critica alle dichiarazioni di appena qualche giorno addietro del riconfermato sindaco Salvatore Quinci, dichiarazioni giudicate troppo precipitose e prive di un opportuno equilibrio. Quando si vince, scrive qualcuno, deve prevalere la saggezza e non il ricorso a certi muscoli che servono solo a rafforzare le contrapposizioni. Il sindaco, scrive qualcun altro, deve rassicurare e non spaventare, diversamente sarebbe una sconfitta per tutti. Gioacchino Dado è stato e sarà sempre considerato come una figura cardine del comune di Mazara del Vallo. Con questa pergamena vogliamo ringraziarlo per il servizio prestato al comune fin dal 1979, nonché per la disponibilità e l'encomiabile impegno profuso con professionalità, abnegazione e grande umanità. Con queste parole il sindaco Quinci ha espresso un pubblico ringraziamento a nome del comune mazarese all'ispettore capo di Polizia Municipale Gioacchino Dado, consegnandogli una pergamena celebrativa in occasione del suo pensionamento che avviene dopo circa 45 anni dal suo primo rapporto lavorativo con il comune che risale al 1 aprile del 1979. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Mafia, processo Hermes 3. Il pubblico ministero ha chiesto 76 anni di carcere per 6 imputati. Sentiamo.
76 anni di carcere sono stati chiesti dal PM della DA di Palermo Gianluca De Leo per i sei imputati, quasi tutti di Castelvetrano, al processo, in corso davanti al Tribunale di Marsala, scaturito dall'operazione antimafia Hermes 3 del 20 giugno 2020, due persone arrestate e 13 denunciate, che diede un altro colpo a presunti sodali e favoreggiatori dell'allora boss latitante Matteo Messina Denaro. La pena più severa, 18 anni di reclusione, è stata chiesta per Giovanni Onofrio Beltrallo, 57 anni, 17 anni per Leonarda Furnari di 40 anni, e 16 anni per Melchiorre Vivona, di 67 anni. Queste le altre richieste del PM, 12 anni di carcere e 8.000 euro di multa per Antonino Stella, 77 anni di Marsala, 10 anni e 7.500 euro di multa per il 62enne capomafia castelvetranese Vincenzo La Cascia e 3 anni per il 54enne Domenico Salvatore Zerilli. I reati vario titolo contestati dalla DA sono associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento della latitanza di Messina Denaro, che inizialmente era uno degli imputati del processo. Nel corso del blitz operato, 4 anni fa, dalla squadra mobile di Trapani venne perquisita, a Castelvetrano, la casa della madre dell'ex latitante. Gli altri indagati avevano scelto il rito abbreviato e per il loro processo c'è stata la pronuncia della Cassazione un mese fa. La seconda sezione della Suprema Corte, accogliendo le richieste della difesa, ha annullato 4 delle 6 condanne inflitte, il 5 aprile 2023, dalla quarta sezione della Corte d'Appello di Palermo. 2 delle 4 condanne sono state annullate con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione della pena. La difesa ha, infatti, sostenuto che l'appartenenza a Cosa Nostra di Marco Manzo, 59 anni di Campobello di Mazzara, condannato a 9 anni di carcere, e di Giuseppe Calcagno, di 49 anni nato a Marsala ma residente a Campobello di Mazzara, condannato a 6 anni e 8 mesi, risale agli anni precedenti al 2015, quando, in giugno, entrò in vigore la legge che inaspriva le pene per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. I difensori avevano sostenuto la stessa tesi, senza successo, sia in primo che in secondo grado. Manzo e Calcagno furono i soli ad essere arrestati nell'operazione Hermes 3. L'accoglienza dei migranti nel Trapanese è stata al centro di una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi in prefettura Trapani, un tavolo tecnico sulle vulnerabilità istituito dal prefetto Daniela Lupo per un potenziamento dei percorsi di tutela dei migranti, condizioni di fragilità inserite nel sistema di protezione ed accoglienza. Il tavolo promuove sinergie interistituzionali per l'individuazione e la presa in carico dei soggetti fragili come i minori non accompagnati, le donne vittime di violenza e i soggetti con particolari patologie. Sono oltre 30 gli interventi finanziati con i 182 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione destinati ai beni culturali della Sicilia. Per la provincia di Trapani 1,5 milioni di euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria del porticciolo e la sistemazione delle aree esterne della Tornara di Favignana, 3 milioni per la realizzazione di una serie di opere tra cui un visitor center con parcheggio adiacente al Cretto di Burri e Gibellino, 1.400.000 euro per la manutenzione straordinaria del castello arabo-normanno di Castellammare del Golfo. Cerimonia di avvicendamento al comando del 37° stormo di Trapani tra il colonnello Daniele Donati, comandante uscente, e il colonnello Daniele Mastroberti, comandante subentrante. L'evento è stato presieduto al comandante della prima regione aerea del comando forze da combattimento, generale Luigi Del Bene. Francesco Di Girolamo a Marsala ha compiuto 100 anni, festeggiato da familiari e amici, a nonno Francesco per tutti zio Ciccio anche gli auguri della città di Marsala con la targa ricordo istituzionale consegnata dal sindaco Massimo Grillo e dal presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sui nostri canali, grazie per averci seguito, arrivederci.